Jam TV. Esce oggi, lunedì 17 febbraio, nelle sale cinematografiche e sarà disponibile fino al 19 febbraio Fabrizio De André e PFM, il concerto ritrovato. Il docufilm, diretto da Walter Veltroni, è un documento straordinario perché permette per la prima volta di vedere, oltre che ovviamente di ascoltare, uno dei concerti di quel famoso tour in cui Fabrizio De André interpretava alcuni dei suoi più grandi successi, accompagnato dalla premiata Forneria Marconi. Prima del live di Genova del 3 gennaio 1979, all'interno della pellicola sono inoltre presenti interventi di Dori Ghezzi, di diversi membri della stessa PFM, di Davide Riondino che apriva quei concerti, di Piero Frattari, il regista che ha custodito in quegli anni il filmato originale, e del fotografo Guido Arari che aveva immortalato quel tour con le sue foto. Dopo la presentazione in anteprima di qualche giorno fa all'Anteo di Milano, abbiamo incontrato alcuni dei protagonisti di quei live, come Roberto Colombo, Lucio Fabbri e Flavio Premoli, oltre che il fotografo Guido Arari. Cosa ricordano di quel tour e soprattutto quali ricordi sono riemersi rivedendosi nelle immagini del concerto ritrovato? All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Non mi ricordavo che la sezione delle chitarre e della ritmica fosse così pazzesca, fosse così meravigliosa ed efficace. Cioè sapevo che la premiata suonava bene, anche perché quando c'ero entrato un anno prima sono rimasto abbastanza folgorato, ma che ci fosse una precisione così millimetrica nell'esecuzione. Fabrizio o parli? No, da parte di tutti, anche Fabrizio. Un violinista che suonava la chitarra. E pure io anche in un pezzo suonavo la chitarra. Era un concerto di chitarra. Fasulli, però esatto. No, era notevole. Sì. Sì, certo. Questo è quello che mi ha colpito di più, le chitarre. Cioè, l'andazzo e il ritmo. Difficoltà non ce n'erano, principalmente erano magari date dai tempi di Fabrizio, dal fatto che il reportage che ci eravamo immaginati con Franz di Vita on the Road si limitava soltanto al tempo delle prove e poi al concerto, poi ognuno per la sua strada. E quindi c'era una tensione particolare, anche perché si sapeva che il disco sarebbe stato registrato a Bologna e Firenze, quindi si doveva realizzare una confezione per questo disco che si voleva lussuosa e molto costosa, quindi copertina apribile con libretto, cosa che in Italia insomma raramente si contemplavano, però Fabrizio si impuntò quando vide le foto e quindi si realizzò in questo modo. A me ha stupito veramente il livello del canto di Fabrizio, che non ha sbagliato una nota, e farei anche una sottolineatura più specifica. È vero che non si sentiva tanto la batteria, ma la voce di Fabrizio restituiva quel groove, aveva un modo di cantare i pezzi ritmici, ovviamente i pezzi più veloci, che dava un ritmo pazzesco a questi brani. C'è una carica in certi brani dove veramente se stai lì ad ascoltare attentamente la batteria non la senti tanto, ma ti arriva addosso un'energia, una roba, ed è tutto dovuto al fatto che la voce è stata veramente registrata bene. Quindi complimenti a chi ha fatto il mix e a lui che cantava in una maniera sconvolgente. In più, in un posto in cui non so neanche cosa stava sentendo, lui era sereno, cantava dritto. È una novità anche per noi, perché noi l'abbiamo sempre vista da dietro, questa cosa qua. Vederlo così, al di là dell'aspetto visivo, quindi video, che vabbè, ok, è una cosa un po', è quello che è, insomma, voglio dire. Però l'audio è straordinario, se pensiamo ai mezzi di allora, se pensiamo al fatto che è un documento dove non c'è una correzione, cioè oggi tutti siamo abituati a sentire e vedere i live, cioè, dopo passi in studio, ti aggiusto questo, lì zero, quella roba lì è il 3 gennaio 79, ed è tanta roba. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, la chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Ci
c'era anche il desiderio di documentare una situazione nuova per Fabrizio, abituale per loro, che era quella di avere il pubblico addossato al palco. Ce n'è una in particolare, sembra una partita di calcio, sì. Ed è fantastico. O addirittura avevamo pensato di realizzare la copertina senza Fabrizio, senza PFM, solo col pubblico, perché ci sembrava un omaggio al protagonista, insomma, di quei concerti, perché di fatto il pubblico si faceva sentire. E poi si vede in alcune foto anche l'altissimo livello tecnologico di quella torre. Oggi siamo abituati a dei palchi sterminati con schermi, proiezioni, effetti speciali, e lì ti rendi conto, c'è una foto del palco di Bologna per esempio dall'alto e vedi che c'erano 4 amplificatori, 2 piantane di luci e basta, e tutto questo poi produceva il risultato che si può apprezzare nel film. Thank you.